Qual è la condizione delle persone transgender detenute nelle carceri italiane? In un convegno a Palazzo San Giacomo si è discusso di questo delicato tema in occasione della settimana di studi legata alla giornata mondiale contro l'omofobia e la transfobia. Un progetto all'interno del carcere di Poggioreale con le donne trans. Al momento ce ne sono sei. La situazione non è ovviamente facile perché le limitazioni per loro sono ancora più aggravate da una condizione che non le può mettere né i reparti maschili, né, non le può vedere né i reparti maschili né i reparti femminili, quindi vivono anche in una sorta di isolamento. Nei casi in cui la transizione di sesso si conclude con l'intervento chirurgico, la detenuta viene coerentemente accolta in un carcere femminile. Quando invece manca il cambio chirurgico di sesso, la situazione è meno chiara, anche se dal 2015 le persone non operate possono egualmente modificare la loro identità anagrafica. Tu puoi cambiare il nome senza aver fatto l'intervento chirurgico, quindi il tuo sesso rimane quello biologico. L'amministrazione penitenziaria interpellata sostiene che continuerà a fare fede il sesso biologico. Essendo che si sentono donne, dovrebbero avere come istituto di appartenenza quello al femminile. Devo dire che questa è un'idea che noi operatori, noi delle associazioni abbiamo perché riteniamo che sia anche un posto, se vogliamo, di maggiore tutela o comunque di maggiore affinità, comunque di maggiore apertura, perché il carcere femminile è molto più inclusivo, molto più accogliente, al di là di tutto. Da un anno e mezzo, grazie al Sinapsi, grazie all'associazione Arcigay, abbiamo attuato un progetto che prevede un protocollo di intesa col carcere di Poggioreale e quindi uno sportello di ascolto per le persone trans e le persone omosessuali. Quello che noi facciamo è appunto creare una rete con l'esterno, che sia di affetti, perché molte di queste persone purtroppo non hanno da prima la possibilità di incontrare i propri genitori, i propri fratelli, le proprie sorelle, quindi diamo anche la possibilità di come dire, recuperare gli affetti, ma anche garantiamo loro che i legali appunto si dispongano al meglio affinché possano essere tutelati. Non accade sempre, proprio perché queste persone vengono in qualche modo intercettate, individuate come persone fragili, quindi abbandonate completamente. Nel corso della settimana di studi sulle questioni LGBT non è mancata la riflessione sull'importanza della cultura scientifica per il superamento dei pregiudizi su orientamento sessuale e identità di genere. I genitori vengono al nostro servizio e spesso ci dicono: professore, gay sì, trans no. Però Napoli è una città che ha inventato il termine femminile, femminella, no? Il che significa che ha sempre riconosciuto, anche in epoche in cui c'era l'Inquisizione, in cui questa era sodomia, in cui tutto questo era considerato un qualcosa che doveva essere soltanto punito con il rogo, la possibilità di poter dare a queste persone un'identità. È venuta una coppia di genitori di un piccolo centro dell'Interland napoletano perché il figlio si era dichiarato che voleva portare il compagno a casa. La madre: professore, prima gli dicevo che maschio, ma che femmina, è masculo o femmina. Cioè, il signore confondeva identità di genere con orientamento sessuale. Un po', quindi, diciamo, stigmatizzava la femminilizzazione del figlio nel momento in cui era visto come omosessuale. E quindi proposi venire col ragazzo, perché se uno non comprende, vai anche aiutato a comprendere qual è il vero problema. Venne un ragazzo, 1,80, militare, con la barba. Disse: signora, ma non ci sono problemi, vede? Lei voleva che io lo curassi. Disse: io non posso curarlo, non perché io non sia un bravo psicoterapeuta, ma perché non è una malattia, anzi, se qualcuno glielo propone, lei lo denuncia, questo psicologo, perché l'Ordine della Lombardia, per esempio, ha radiato uno psicologo che proponeva cure riparative. Beh, quella donna semplice, modesta, a un certo punto mi commosse, perché disse: professore, ho già capito, non si può fare niente. Disse: ma perché? Professore, chi le hanno fatte sentimento?